Buongiorno. Buongiorno. Ma che ore sono? Sono le 7:31, ma avevo messo il silenzioso e la sveglia, quindi non ha suonato. Ma ci siamo svegliati comunque in tempo per la scuola, così non faremo tardi. Che fortuna! Che fortuna per te. Io oggi ho un'interrogazione di matematica e proprio non vorrei farla. Un messaggio dalla scuola. Manca la professoressa di matematica. Che fortuna! Non ha suonato, quindi sarà che saranno le 6 del mattino? E controlla. Ma il telefono è scarico e quindi la sveglia non ha suonato? Oh, saremo in ritardo. Mamma mia. Robby, mi spieghi perché sei tutto così sudato? Aspetta che c'ho caldissimo. Il pigiama, quello leggero, non ha finito di asciugarsi ieri e quindi ho dovuto mettere questo pesante. E ho sudato tantissimo tutta la notte. E tu invece che cosa hai addosso? Purtroppo il mio pigiama si è allargato in lavatrice e non ho altri pigiami puliti. Che sfortuna! Sì, però adesso muoviamoci che saremo in ritardissimo per la scuola. Sì, ma tanto io oggi non vado di fretta. Non ho nessuna interrogazione. Aspetta, mi è arrivato un messaggio da parte della scuola. Professoressa di matematica sostituita da quella di italiano. E quella di italiano mi deve interrogare. Wow, ma che sfiga! Robby, ma lo sai che questi calzini pensavo di averli persi? E invece proprio oggi li ho ritrovati. Oh, che bello, sono super comodi. E io oggi mi sento in super informissima, guarda. Robby, se continui a fare così, rischi che ti si rompano i pantaloni. Ma che, non ho mai rotto un pantalone in vita mia. E voi ragazzi, avete mai rotto dei pantaloni? E siete mai usciti con i pantaloni rotti? Io non uscirei mai con i pantaloni rotti. Per rompere i pantaloni ci vuole una super sfortuna. E noi invece siamo fortunati. Ma cosa dici? Non siamo poi così tanto fortunati. Aspetta un attimo. 20 euro. Wow, ma che fortuna! Ma quindi anche a te capita spesso di trovare soldi nei pantaloni? Cioè tipo metti la mano e trovi 50 euro! Mamma mia, che fortuna! Questi da dove sbucano fuori? Vabbè, ormai sono miei. Mi devo preparare. Ho bucato il calzino! Che sfortuna! Non sai neanche metterti un calzino. Oh oh. Che è successo, Robby? Mi sa che mi sono rotto i pantaloni. Oh oh. Vedi? Ridevi della mia sfortuna e intanto ti si è rotto il pantalone. Comunque io non ho altri calzini. Dovrò andare a scuola così. Oh. Che fastidio! Almeno tu puoi coprire il calzino con la scarpa. E io come faccio? Dovrò andare in giro con la mano dietro! Non ti preoccupare, Robby. Tanto vanno di moda i jeans strappati. Oh, è arrivata la prof, è arrivata la prof! Robby, ma tu hai fatto tutti i compiti? In realtà no, Dani, c'erano 10 esercizi da fare e ieri ho fatto solamente il numero 7. E tu invece? Io invece ho fatto solamente il 4. Oh oh, Dani, se ci chiama siamo sicuramente nei guai. Signorina Dani, corregga l'esercizio numero 4.
4. E tu, Robby, fai? No, il 5 no. Il 6. Che fortuna! Certo, prof, glielo correggo subito. Il risultato è 281. Invece del numero 7 il risultato è XC quadrato Roma. Bravissimi! 10 entrambi! Wow! 25 sì! Che c'è, Robby? È che la sedia è fredda e c'ho il tutto il sedere scoperto perché mi si è rotto il pantalone stamattina! Sempre a lamentarti! E te invece il piede dà fastidio? Non sai quanto! Immagino il piede tutto scoperto dentro la scarpa, che schifo! Comunque, Robby, ti ricordo che per oggi avevamo 30 esercizi. Tu li hai fatti tutti? Sono stato fino a tardissimo a studiare. È solo che non sono riuscito a fare il numero 28. Era difficilissimo. Io invece non ho fatto il numero 12. Era anche quello tanto difficile. Vabbè, ma su 30 esercizi non ci chiederà mai proprio quelli a noi, no? Dai, Robby, interrogati. Trani, correggi il numero 12. E tu, Robby, il numero 28. Oh, che sfortuna! Però, Robby, possiamo cercare di indovinare il risultato. Magari siamo fortunati. Fortunati noi? Vabbè, tentare non costa nulla. Il risultato è 113. Il risultato era 114. Oh, fammi provare. Allora, il numero 28. X, Y, Roma. Mi spiace, Robby. Il risultato era X, Y, Venezia. Oh. Avete sbagliato entrambi. Due, tutti e due. Ma come due? Ma ci siamo andati vicinissimi! No, professoressa, la prego! Uffa! Mmm, che buono! Dani, anche tu hai comprato la Nutella per il concorso! No, che quale concorso? Io avevo solo voglia di Nutella! Quindi mi vuoi dire che sei l'unica che non sapeva che c'era una sorpresa speciale nelle Nutella? Una sorpresa speciale? Sì, e per vincere basta trovare il tappo con scritto hai vinto. Ah, che mi interessa, io voglio solo la Nutella. Aspetta, Robby, c'è scritto hai vinto. Dammi qui, fammi vedere. Dani, hai davvero vinto. E tu che non volevi neanche partecipare al concorso. Sei proprio fortunata. Dai, Robby, vediamo se anche tu hai vinto. Ma dai, è impossibile che su due barattoli entrambi sono vincenti. Cioè, guarda. Perché fai quella faccia? Perché qui, Dani, c'è scritto hai vinto. Siamo troppo fortunati. Le hai prese, Robby? Sì, Dani. Queste sono le ultime patatine di tutto il supermercato! Abbiamo speso tutti i nostri risparmi! E abbiamo comprato tutti i pacchetti di patatine di tutto quanto il supermercato per trovare una sorpresa speciale! E questo è l'ultimo! Quindi la sorpresa sarà sicuramente qui dentro! È letteralmente impossibile che non troviamo la sorpresa! Finalmente anche noi vinceremo qualcosa. Con la sorpresa speciale potremo tipo farci una vacanza o quello che vogliamo. Finalmente un po' di fortuna. Dai, apriamoli insieme. 3, 2, 1, vai! Dov'è? Dani? Neanche. Qui vedo solo patatine. E neanche in questo c'è qualcosa. Oh, ma che sfortuna! Come ogni giorno, questa giornata mi è piaciuta tantissimo. Perché? Cosa ti è successo? Scusami. Robby, non puoi capire. Stavo camminando, a un certo punto sono inciampata. Ma la cosa bella è che ho trovato 50 euro. E quella la chiami fortuna?
Anche io oggi camminavo per strada e sono inciampato e mi si è rotto il telefono. E cosa c'è di fortunato in tutto questo? Che a farmi inciampare è stato il proprietario della Samsung e per scusarsi mi ha dato un nuovissimo telefono nuovo di Zeke, il nuovissimo modello. Wow, che fortuna, Robby! Non so perché, ma mi fa malissimo la schiena oggi. Fosse quello il problema. Oggi, uscendo dalla macchina, ho calpestato una cacca di cane. E tu questa la chiami sfortuna? Io oggi, uscendo dalla macchina, ho incontrato un contadino con delle mucche. E quindi, qual è la sfortuna? Vestito così di bianco, la mucca mi ha scambiato per un agnellino e ha iniziato a credere che ero suo figlio. Non ci credo. E poi? Mi ha inseguito per tutta la città. Immaginate, io che correvo, la mucca che mi inseguiva e il contadino che inseguiva la mucca. E a un certo punto la mucca ha riconosciuto che non ero suo figlio, mi ha fatto la cacca addosso e si è seduta su di me. Ecco perché mi fa malissimo la schiena. Meno male che è finita la giornata. Speriamo che domani andrà meglio. Ma soprattutto speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like e consigliateci qui sotto nei commenti altri video di questo genere. E noi quindi ci vediamo domani in un prossimo video. Ciao!